Venditalia 2018, siamo allo stand della Zerika, l'azienda siciliana tra le leader al mondo per la costruzione di macchine per la distribuzione dell'acqua e di bevande. Siamo in compagnia di Laura Crasta, la responsabile marketing dell'azienda, che è qui con noi. Buongiorno Laura. Ciao Fabio, buongiorno e benvenuti al nostro stand. Benvenuta a te sugli schermi di VendingTV.it. Questo è un esordio televisivo per Laura. Che cosa presentate qui in questa 12ª edizione di Venditalia? Ok Fabio, guarda, presentiamo queste macchine. Come tu sai, noi siamo leader nella refrigerazione d'acqua, impianti di refrigerazione dal 1931, però già da diversi anni, oltre a refrigerare non solo l'acqua, anche le bevande. Abbiamo iniziato con i succhi di frutta, adesso siamo passati non solo a una macchina che refrigera acqua fredda, acqua gasata e succhi di frutta, ma anche il caffè e anche il tè. Queste bevande vengono refrigerate, ma non solo, perché puoi anche avere bevande calde. Infatti tu puoi avere tè caldo o tè freddo, caffè caldo o caffè freddo. Sono ben 4 tipi di tè. Quindi possiamo dire, come abbiamo già evidenziato nel corso di Host 2017, che queste macchine sono adatte a tutte le stagioni dell'anno. Assolutamente a tutte le stagioni dell'anno. Hotel, cantine, self-service, ma perché no, anche gli uffici, 365 giorni l'anno. Vediamole da vicino. Noi abbiamo due macchine qui. Perché ne abbiamo due? Ne abbiamo due perché questa macchina qua è semplicemente acqua fredda, acqua gasata e ben 4 tipi di succo di frutta da concentrato in bag in box. Sì, in questo caso sono 4, ma in realtà sono ben 14, però ne abbiamo scelti 4. Questa macchina qua, che invece è la novità, oltre ad avere i succhi di frutta, ha anche il caffè da concentrato e il tè freddo. Ma vediamo in che modo poter ottenere una bevanda attraverso questa macchina. Ok, perfetto, ti faccio vedere. Vado a schiacciare, per esempio vorrei un bicchiere d'acqua e mi sta chiedendo il codice. Io ho già scaricato l'app, tengo premuto, mi ha trovato la macchina. Ok, confermo il pagamento, sì. È uscito. Eccola. Semplicissimo, direi. E posso bere? Posso bere. Allora, qui dentro cosa c'è? Qui dentro c'è un bicchiere d'acqua fredda. In questo caso è acqua fredda, poteva esserci caffè, poteva esserci tè. Questa è la novità. La novità è anche tutto quello che io posso fare io a casa. Io manutentore posso fare direttamente comodo sul divano di casa. Qui vediamo nel frattempo tutte le altre selezioni che sono ottenibili attraverso questa macchina. Assolutamente, l'acqua fredda, il caffè freddo, in questo caso il tè freddo alla pesca, stessa cosa per il caldo, acqua calda, caffè caldo, tè caldo alla pesca. Mentre accanto, ecco, seguiteci, accanto c'è altra macchina. E questa diciamo che l'abbiamo già vista più o meno a Host 2017. Sì, l'abbiamo vista, questa macchina qua ha preso anche, non solo ha partecipato a Host, ma anche a un'altra fiera, Singapore, una fiera internazionale, e in questa fiera ha preso un premio Silver e siamo molto contenti appunto dell'internazionalità della nostra macchina. Le vostre macchine sono belle, durature nel tempo, assolutamente efficienti. Voi siete qui per andare a individuare dei nuovi partner commerciali. Questa è una fiera del vending, è chiaro, siamo qua con un sistema di pagamento e un'app e quindi oltre a farci conoscere, già ben conosciuti negli hotel, siamo assolutamente aperti anche a quello che è il mondo del vending oggi. E allora, per tutti coloro che non saranno presenti qui in fiera o che magari in modo fugace verranno a vedere ma non toccare, perché magari non si avvicinano, qual è l'indirizzo email di riferimento per entrare in contatto con voi? info@zerika.com. Grazie Laura, sei stata davvero stringata, sei stata nei tempi televisivi. Saluto gli amici di VendingTV.it. Ciao a tutti e a presto.
Grazie, grazie mille. Amici, noi continuiamo, non andate via perché Venditalia 2018 riserva davvero tante, tantissime sorprese.